psicologia di approccio con l'attore. Chi si deve approcciare con l'attore? Voi, cioè i registi. Che cosa rappresenta l'attore? È un'immagine che fa parte di una storia. L'attore vive per mancanza di pudore. Il regista deve possedere il pudore di ciò che fa. E il pudore di ciò che fa lo si ottiene praticamente cercando di rendere complici gli altri, non di comandarli. Che cosa abbiamo qui? Soliti scarabocchi misteriosi? Dovete dirigere un corpo. Se voi siete disposti a mettervi in gioco per primi, l'attore che è lì per giocare sarà felicissimo di darvi una mano. Ah, poemi. Giusto? Poemi, ragazzi, poemi. Che cos'è la cinepresa se non un tiro d'occhio vostro che cambia sempre angolatura? Secondo l'emozione di un sentimento. Quando io guardo piccolo Jacqueline, fate conto che praticamente Jacqueline sta facendo cinema. La guardo grande, Jacqueline sta facendo teatro. Perché questo è lo spazio, la differenza di spazio. Il mio spazio è definito. Mi è stato detto, guarda che sei inquadrato così. Io lì non mi posso ingannare. Perché se mi inganno, inganno voi. Perché voi mi vedete negli occhi, la macchina appesa mi guarda. Ogni gesto praticamente è visto. Forse comincia a essere chiaro che qual è la psicologia attitudinale di un attore? Quella di un figlio unico. Essere coccolato, in fondo. Per poter dire io non ho bisogno che tu mi coccoli. Emanuele, annusa i colori, chissà, magari un giorno qualcuno che ancora non conosci potrebbe regalarti tutti i colori del mondo, anche quelli della vita. E che colore è la vita, nonno? È il tuo colore, figliolo, è il tuo colore. E allora? Vogliamo discuterne? Ma cosa vuoi discutere? Più chiaro di così? Eh no, adesso ne discutiamo, ma in sede politica però. Film che praticamente più passa di quelli che fa, e in continuazione è La patata bollente, dove io faccio praticamente un sindacalista. Allora, siamo qui in sede politica. Contento? Puoi parlare, siamo a porte chiuse. Ah, a porte chiuse. E allora un processo. E io sono l'imputato. No, tu non sei un imputato. Sei un candidato. E allora è un problema politico. Può un candidato andare contro la morale popolare? Tutti si dicono, ognuno mi dice una patata bollente. Però un fiore all'occhiello si chiama Fellini, da cui ho ricevuto la più grande, comprensione che abbia mai avuto in vita mia da un regista. Semplicemente perché mi ha fatto sempre sentire come se io fossi l'unica scelta che lui aveva a disposizione. Vero, mamma? Al di là. A un certo punto Fellini dice, le do io le battute. Ma come? Lui dice, le battute deve dire un'altra anni, io dico le mie. Arriviamo in fondo alla scena, non dà lo stop, ma continua con gli stessi ritmi delle battute dette prima, con altre parole. Stavolta dice, ma tu non mangi il prezzemolo? Io per istinto rispondo nello stesso ritmo e andiamo avanti così per un tempo che non so quantificare, che a me è sembrato enorme, ma che a un certo punto
ha smesso di pesare. Mi stavo cominciando a divertire. A un certo punto Fellini ha ridetto le battute che doveva dire, quelle giuste, e io ho risposto con le battute giuste. Stop, buona. Esatto. Simba. È proprio come dice lei un fruscio, perché si tratta di un salto di frequenza da una dimensione a un'altra, e cioè dalla loro dimensione alla interpretazione nostra. È l'assemblaggio di suono, di timbro, di ritmo, di spazio, di tempo, di un insieme che va oltre il significato per acquistarne un'altra. Se io non rispetto le regole, se io improvviso, io non interpreto. Se il regista ha detto io proverei a fare questa variante, che non è più un'improvvisazione, è una ricerca, però con gli strumenti del mestiere, perché se io non metto gli accenti al posto giusto, siamo alla noia mortale che interessa solo a me. Io appartengo molto al passato, ma una cosa è immutabile: ritmo, spazio, tempo, timbro. Allora tu sei Leonardo? Sì, e sono Leonardo. Oh, non è che alle volte... No, Leonardo! Leonardo da Vinci! Bravo! Bene, guarda, allora mi si è bruciata la guarnizione della Carmensita. Non è che potresti alle volte... E che l'ha la Carmensita? Carmensita, la macchinetta per fare caffè, no? Caffè? Che roba è? Caffè, Leonardo! Caffè, quello nella tazzina! Buono, è proprio buono. Crema e gusto. L'ha inventato te? No, io no, Lavazza. È un tuo amico? Ma no, l'ho visto in TV. E che è TV? La TV è... Bevi il caffè che te lo spiego, eh? Bellino. L'interpretazione è fondamentale. Interpretare significa scavare al servizio di ciò che c'è, scavare una modalità espressiva.